È il colonnello Stefano Ranalletta, 52 anni, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. Ha preso il posto del colonnello Riccardo Barbera, trasferito al raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri. Di origini abruzzesi, coniugato Ranalletta, padre di quattro figli, laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. Così risponde alle domande dei cronisti. Il nostro impegno è chiaramente quello di cercare di aggredire ogni forma di delinquenza, di criminalità, sia con quelle che sono misure di prevenzione, ma soprattutto con attività di polizia giudiziaria, anche grazie anche con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, con i quali peraltro ho trovato un clima di estrema collaborazione. Comandante, ha saputo sicuramente degli ultimi episodi di cronaca che purtroppo hanno coinvolto dei minori. In questo caso cosa fare? Ma intanto, ripeto, è concentrarsi su quelle che sono azioni di prevenzione attraverso, ecco, il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, di incontri presso le scuole, cercare di lavorare su quello che è l'educazione alla legalità, soprattutto nei confronti di adolescenti, ragazzi che purtroppo a volte seguono modelli che non sono proprio edificanti. E quindi il nostro impegno è rivolto soprattutto a prevenire fenomeni di questo genere e, laddove purtroppo si verifica, intervenire con grande fermezza, grande prontezza, cercando di arginare. Ancora la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e poi il colonnello Ranalletta sottolinea la capillarità dei carabinieri su tutto il territorio. Il nostro ruolo deve essere innanzitutto quello di rassicurare, cercare di ottenere una forma di sicurezza partecipata in cui il cittadino assuma un ruolo attivo nel cercare di prevenire, reprimere e contribuire al nostro operato. E massima attenzione alle fasce più deboli. Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri anche a Chieti, dove il colonnello Cosimo Damiano Di Caro, 46 anni di Matera, sposato con due figli, laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza interna ed esterna, ha preso il posto del comandante Alceo Greco, trasferito a Roma, dove assumerà il comando dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio. Il tessuto sociale della provincia di Chieti, secondo me, è un tessuto positivo. Io credo che si può fare un salto di qualità in materia di sicurezza pubblica attraverso la partecipazione dei cittadini. Oggi l'Arma dei Carabinieri in provincia di Chieti, con le sue 46 stazioni, offre un servizio di polizia di prossimità. La vicinanza dei comandanti di stazione alla popolazione dell'intera provincia è certamente un incentivo per segnalare quelle situazioni di illegalità o anche semplicemente di degrado che meritano di essere portate all'attenzione delle pubbliche istituzioni. Colonnello, quali sono i fronti su cui vi concentrerete maggiormente? Com'è nel DNA dell'Arma, tutto ciò che è reato è di nostro interesse, quindi reati contro il patrimonio, reati contro la persona. Specialmente se questi reati vengono perpetrati ai danni di quei soggetti che sono i più fragili, saranno sotto la nostra lente di ingrandimento. Ovviamente riserveremo una grande attenzione anche ai giovani, con i quali vogliamo continuare quegli incontri incentrati sullo sviluppo della cultura dell'legalità presso gli istituti scolastici. Saremo anche attenti a temi di grande attualità come la sicurezza stradale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.